Grazie, ringrazio tutti intanto per la pazienza, aver atteso fino alla fine di questa giornata, molto, davvero molto interessante, per sentire questo rapidissimo resoconto sul rapporto nazionale sullo stato di conservazione dell'avifauna, che come ha detto adesso Eugenio, esattamente complementa quello che è stato fatto per l'articolo 17 della direttiva Habitat. Lo complementa, ma diversamente. Nel corso della rapida carrellata che vedrete, cercherò di mettere in evidenza le differenze nelle due attività di reporting che nascono sostanzialmente dalle diversità di base delle due direttive, che come è stato detto oggi più volte, la direttiva Uccelli nasce più di una decade prima della direttiva Habitat, quindi risente, diciamo, del periodo storico in cui è stata formulata inizialmente. Questi sono i principali attori che hanno portato al completamento in tempi veramente molto brevi di questo rapporto e queste sono le persone che hanno contribuito fattivamente nei loro diversi ruoli alla produzione del documento e a cui devo aggiungere però i ringraziamenti innanzitutto a tutti gli ornitologi che hanno collaborato fornendo i dati per il rapporto a diverso titolo e in diverso modo e le regioni e le province autonome nei loro diversi assessorati che hanno contribuito anche loro inviandoci dati e segnalazioni e collaborando allo sviluppo del rapporto. L'origine di questa rendicontazione dell'articolo 12 nasce ovviamente dagli adempimenti della direttiva Uccelli. Vedete che inizialmente era stato previsto che il rapporto di rendicontazione venisse effettuato ogni 3 anni, ma recentemente è stato deciso che per sincronizzarsi con la direttiva Habitat, appunto, in modo che i due rapporti conducano allo stesso processo di valutazione dello stato di conservazione della fauna in Europa, è stato pensato di effettuare il prossimo rapporto anche per la direttiva Uccelli tra 6 anni, quindi nel 2018 ci verrà rappresentato la stessa esercizio di rendicontazione. Adesso rivedrete di fatto tutto quello che avete rivisto, sarà una specie di incubo dall'inizio della mattina e nei prossimi 20 minuti, perché cercherò proprio di farvi vedere, come è stato fatto per la direttiva Habitat, tutte le fasi della rendicontazione, quindi dalla presentazione del portale della EUNET su cui inserire i dati fino a qualche primo risultato di questa attività che ci ha visto impegnati gli ultimi, diciamo, 8 mesi del 2012. Innanzitutto, la prima diversità, già la vedete, sono le specie e le popolazioni oggetto del rapporto, quindi non c'è tanto una prospettiva di habitat, quanto l'attenzione è sicuramente focalizzata sulle specie. Quindi, il rapporto è organizzato con un database in cui gli attori principali sono le specie, ma non sono soltanto le specie nel concetto classico, ci sono anche popolazioni geografiche, le sottospecie, e anche popolazioni diciamo, nidificanti, svernanti o migratrici, cioè vengono utilizzati concetti, diciamo, categorie ecologiche per suddividere le popolazioni per meglio adattarsi a quelle che possono essere le politiche di conservazione da attuare e anche adattarsi a quelli che possono essere i dati che possono essere realmente raccolti su queste specie o su queste popolazioni. Le popolazioni trattate in totale per l'Italia sono 305 suddivise come vedete, quindi circa il 90% delle popolazioni trattate sono nidificanti in Italia, c'è un 33, un 10% circa, 11% di svernanti e una piccola percentuale di specie migratrici che sono oggetto del rapporto. Di queste 113 popolazioni sono considerate trigger, cioè hanno una ulteriore parte che deve essere di dati che devono essere aggiunti, che fa esplicito riferimento alle zone a protezione speciale. Cioè è una selezione di specie che ha meritato, diciamo, ulteriori approfondimenti nel rapporto.
e di queste 113 popolazioni 98 sono specie appartenenti all'allegato 1 della direttiva uccelli. Iniziando a guardare la struttura del rapporto, per ciascuna specie, ho incominciato con la allodola, il dato principale che viene fornito inizialmente è la dimensione della popolazione. A questo dato viene richiesto di associare una informazione sul tipo di stima, quindi sul metodo utilizzato per ottenere la stima proposta e una indicazione della qualità. Già da qui vedete che le richieste della Comunità Europea sono molto alte, nel senso che ci si immagina di trovarsi in un paese in cui lo stato di conoscenza delle popolazioni di uccelli è molto elevato, nel senso che quello che può essere spesso imputato in altri gruppi animali al parere dell'esperto è qui anche presente, però come una delle tante scelte possibili, perché obiettivamente esistono tante popolazioni di uccelli per le quali, soprattutto in altri paesi, esistono delle stime, ad esempio, di popolazione molto molto accurate. Quello che noi abbiamo fatto come scelta nel redigere questo rapporto è stata quella di sforzarci di produrre un protocollo a cui aderire poi molto molto strettamente nella produzione di questi dati per quanto riguarda soprattutto la dimensione delle popolazioni, ma poi anche tutto il resto. E abbiamo pensato di procedere, invece che coinvolgendo i singoli esperti delle specie direttamente nella cartella di ogni specie, utilizzando soltanto dati pubblicati, in modo che la nostra operazione fosse comunque ripetibile da chiunque, indipendentemente da chi fosse andato a compilare il rapporto. Questo non solo per evitare discussioni sulle dimensioni, ad esempio, della popolazione o sui trend, ma anche perché obiettivamente per alcuni gruppi di specie o alcune specie esistono tantissimi esperti, ma per la maggior parte delle specie non esistono esperti che abbiano veramente studiato questa specie. E quindi abbiamo preferito utilizzare il parere dell'esperto, ad esempio utilizzando anche una bibliografia generalista come l'ornitologia italiana, soltanto nel caso in cui l'esperto abbia pubblicato la sua idea, non una consultazione personale dell'esperto sulla dimensione della popolazione. E lo stesso abbiamo fatto per i trend di popolazione, che nel rapporto della direttiva uccelli sono su due periodi, a breve e a lungo termine: a breve termine dal 2000 al 2012 e a lungo termine dal 1980 circa al 2012. Anche in questo caso abbiamo utilizzato per calcolare i trend soltanto letteratura esistente di riferimento, nello specifico ho qui riportato i testi principali a cui abbiamo fatto riferimento, e quindi sono gli uccelli comuni in Italia relativi al progetto Mito, che va ormai avanti da molti anni in Italia, oppure il progetto sugli uccelli acquatici svernanti seguito dall'ISPRA, e per il breve periodo. E per il lungo periodo si è sostanzialmente fatto riferimento ai dati di Birds in Europe, a cui ovviamente gli ornitologi italiani avevano contribuito fornendo i dati per le popolazioni italiane. Lo stesso è stato fatto per la distribuzione e il range, quindi abbiamo preso come base di partenza le mappe di distribuzione fornite dalla rete ecologica italiana, quindi siamo partiti da una distribuzione ferma al 2002 e quindi la siamo andati ad aggiornare con tutti gli atlanti regionali, provinciali, comunali, quello che è, che sono intervenuti successivamente. E in questo modo abbiamo prodotto le nostre cartine più aggiornate possibili di distribuzione,
sempre con la griglia 10x10, al quale poi abbiamo applicato l'algoritmo predisposto dal range tool, dallo strumento, per cercare di diciamo, chiudere i buchi delle distribuzioni e ottenere degli areali più forse meglio gestibili a livello europeo. Anche in questa fase il nostro ruolo è stato molto limitato, nel senso che gli algoritmi sono stati preparati a livello europeo e a noi è stato sostanzialmente soltanto chiesto di scegliere con quale dimensione, diciamo, chiudere gli spazi vuoti a seconda del tipo di distribuzione che presentava la specie. Quindi un intervento, diciamo, soggettivo molto modesto, anche perché venivano forniti nel manuale delle indicazioni su quale tipo di algoritmo utilizzare. Allo stesso modo è stato calcolato un trend di areale e di nuovo abbiamo un trend a lungo e a breve periodo e in questo caso il breve periodo come riferimento abbiamo di nuovo usato la REN e sul lungo periodo abbiamo utilizzato il progetto Atlante italiano, quello dell'83-86, come confronto sull'attuale. L'ultimo tipo di informazione che viene richiesto per le specie non trigger, come ad esempio l'allodola, è questo tipo di informazioni sulla esistenza di piani di gestione o misure adottate dentro le ZPS per la conservazione della specie. E qui diciamo, si ferma la parte di rapporto che ha a che fare con le specie non di allegato 1 o non trigger. Per le altre, come ad esempio qua l'esempio dell'anatra marmorizzata, andrò molto più veloce, vengono invece richieste tutta una specie tutta una serie di informazioni che hanno a che fare con le azioni condotte per questa specie, la presenza di un piano d'azione, oppure le minacce che sono state individuate, pressioni e minacce. Anche qui nel formulario erano a disposizione tutta una serie di codici da identificare, a cui assegnare poi dei livelli di importanza sull'impatto oppure sulla localizzazione fuori dalle zone a protezione speciale e sempre la referenza bibliografica. Di nuovo, altre informazioni, il numero di coppie presenti entro le ZPS. Venendo rapidamente alla descrizione del database, abbiamo associato i dati che abbiamo raccolto alle dimensioni di popolazione, ad esempio la dimensione di popolazione, alcune cat le categorie ambientali, in questo caso una sintesi delle categorie Corinne, e vedete che comunque questo esercizio di rendicontazione fornisce anche qualche dato interessante, seppure non certo novità assolute, ma comunque permette di visualizzare diversi aspetti che possono essere tenuti in considerazione. Ad esempio, gli ambienti di zone umide ospitano molte popolazioni di piccole dimensioni, mentre boschi e mosaici agricoli hanno popolazioni di grandi dimensioni e tante, mentre altri ambienti diciamo che sono meno importanti per la conservazione degli uccelli considerati con queste categorie. La direttiva uccelli non prevedeva una valutazione dello stato di conservazione, al contrario della direttiva Habitat. Questa è una cosa che abbiamo fatto noi per cercare di sintetizzare un po' i risultati. Cioè, sul breve periodo, ad esempio, vediamo che abbiamo 73 specie che sono in aumento, 56 in diminuzione, ma quello che forse salta più agli occhi è che ci sono 89 specie di cui non conosciamo il trend, quindi una percentuale forse un po' sorprendente per un gruppo come quello degli uccelli. Se andiamo a vedere quali sono le specie che diciamo, fanno meglio o fanno peggio, cioè hanno una variazione percentuale in aumento o in diminuzione, le migliori e le peggiori, diciamo, vediamo sempre nel breve periodo che sostanzialmente sono le specie acquatiche, uccelli acquatici, in aumento, mentre tra le specie in diminuzione c'è una certa variabilità, ci sono molti passeriformi, c'è qualche specie acquatica. Forse
forse è interessante notare che le specie alloctone sono presenti in tutte, sia tra le migliori che tra le peggiori, ma sicuramente che sia, diciamo, è più interessante dire, di vedere che tra le 10 migliori ce ne sono 2 alloctone. Sempre guardando un confronto per ambienti, diciamo che le specie in aumento sono sostanzialmente nei boschi, nelle aree urbane e nelle aree nude, mosaici agricoli. Quelle che invece sono in decremento sono soprattutto specie disseminativi, pascoli e arbusteti. La stessa cosa l'abbiamo fatta a lungo termine e devo dire che non c'è una grossissima differenza tra quello che è successo a breve termine e a lungo termine. Sì, c'è una certa differenza, ma non è percentuale, tra le specie in aumento e quelle in diminuzione. Se vogliamo, il numero di specie di cui non conosciamo la variazione percentuale a lungo termine è più bassa sul lungo periodo che non sul breve periodo, e questo potrebbe dare un'indicazione di quanto forse poco si è investito negli ultimi 10-12 anni in conservazione o comunque uno studio delle popolazioni di uccelli. Di nuovo, le specie migliori o peggiori sono sostanzialmente gli stessi gruppi di specie, perché tra quelli in aumento, a parte il grillaio, sono tutte specie di zone umide, invece in diminuzione c'è il solito misto di specie e di ambienti, sia come ordini che come tipi di ambienti frequentati. E lo stesso figura identica anche nel lungo periodo, gli ambienti non variano tra specie, diciamo, in aumento e in decremento nei diversi ambienti, la categorizzazione rimane sempre la stessa. Brevissimamente, se organizziamo le specie in diminuzione o in aumento sul breve periodo e sul lungo periodo nelle categorie della lista rossa, anche in questo caso non c'è un pattern che permette di distinguere il breve termine dal lungo termine. Diciamo che sembra che non ci sia soluzione di continuità. Le specie least concern hanno sempre più o meno lo stesso rapporto tra in diminuzione e in aumento, e lo stesso vale anche per le specie endangered o vulnerable, anche quelli, quindi la categoria, o critical, quindi le categorie più importanti di criticità, mantengono sempre lo stesso rapporto di criticità. E la stessa identica cosa è per quanto riguarda specie di allegato 1, direttiva uccelli, e altre specie. Non c'è differenza tra i due periodi di rendicontazione. Questo ovviamente perché sono state messe assieme tutte le specie, che ovviamente hanno caratteristiche ecologiche, storie evolutive completamente diverse, quindi era difficile cercare di razionalizzare in queste categorie un po' forzose per ottenere qualche cosa di utile, perché in realtà di cambiamenti ce ne sono stati tantissimi, ma questi cambiamenti li vediamo andando a vedere le singole popolazioni. Qui vi ho messo solo una indicazione della distribuzione della ricchezza di specie in Italia a seguito di queste nuove mappe di distribuzione, e questo è un esempio. Il colombaccio, ad esempio, è una specie in fortissimo aumento. Nell'84 occupava quasi il 58% della superficie del territorio nazionale, nel 2012 è passato all'88%, con un aumento percentuale rispetto al suo areale originario del 53%. Qui vengono evidenziate le celle conquistate, diciamo, dal colombaccio. E lo stesso, ma all'opposto, possiamo vedere per l'ortolano, che ha avuto una diminuzione di circa il 4% del territorio nazionale occupato e una diminuzione percentuale del suo areale, qui indicata in grigio, dell'11%. E in questo modo possono essere organizzate anche in questo caso gruppi di specie che aumentano o che calano. Qui ad esempio sono tutte le specie, una serie di specie in aumento anche molto forte, l'airone cenerino, la folaga, la tortora dal collare. Però anche in questo caso cercare di organizzarle secondo una logica è molto difficile, se non la logica delle specie, della tortora dal collare. Sappiamo che la colonizzazione è avvenuta in una certa direzione e quindi si ha diciamo un passaggio, un aumento di celle in una direzione nord-sud. E, per altre specie, ad esempio in diminuzione, non si nota questo tipo di variazione. Queste sono le specie in diminuzione.
abbastanza interessanti alcuni casi, ad esempio la cornacchia nera che scompare da gran parte del settentrione d'Italia. Altri problemi che si possono evidenziare sono in realtà degli artificiali dovuti a cambiamenti nella sistematica, ad esempio la passera d'Italia sembra scomparire dalla Sicilia, mentre è semplicemente un effetto del fatto che prima veniva considerata, cioè le popolazioni presenti in Sicilia venivano considerate tutte passere d'Italia, mentre adesso erano state considerate passero hispaniolensis e quindi sembra che sia scomparso. Guardando il ruolo delle ZPS per la conservazione delle popolazioni di allegato 1, anche qui si può vedere il bicchiere o mezzo vuoto o mezzo pieno, nel senso che 41 specie delle 86 presenti in allegato 1 hanno il 50% della popolazione dentro alle ZPS, mentre c'è un 50% che è fuori, poco più del fuori. In realtà il bicchiere è molto più pieno che vuoto, perché le specie che hanno una piccola percentuale al di fuori delle ZPS sono quelle a distribuzione molto ampia e diversificata, per cui è virtualmente impossibile andare a concentrarle tutte entro la percentuale di territorio protetto. Quindi le specie che invece sono tutte dentro sono quelle che hanno distribuzione puntiforme o localizzata, per cui era ragionevole prevedere una protezione di questo genere. Qui c'è lo schema della procedura di verifica delle liste di specie delle ZPS a seguito del rapporto, adesso questo assolutamente non ve lo sto a spiegare, ma il procedimento che abbiamo adottato è questo, per chi non l'avesse presente, e cioè abbiamo confrontato cartograficamente se una specie è presente, questi sono due esempi opposti, una specie è presente in un formulario di una ZPS, ad esempio Monte Romano, ma è al di fuori della nostra distribuzione. Oppure, al contrario, una specie non è segnalata dentro a una ZPS, ad esempio quella del Brenta, e invece è presente nella distribuzione che risulta dopo questo sforzo. Quindi abbiamo offerto due possibilità, quindi modificare le liste delle specie delle ZPS, quindi in questo caso noi modificheremo le cartine, oppure inserire, se la specie viene confermata la presenza nelle ZPS, nella lista. Al contrario, ovviamente, è il processo invertito. Ecco, rapidissimamente la conclusione. Direi che innanzitutto il rapporto, a mio avviso, si è verificato come se uno strumento veramente essenziale di verifica, nel senso che permette di fare il punto della situazione, e poi adesso questa non è neanche un'analisi, è giusto una visione rapida dei dati, però sicuramente può essere uno strumento di unificazione dei dati e si possono vedere veramente tantissime cose. Tra le altre cose si vedono tutte le problematiche. La principale che abbiamo ravvisato è che i dati sono estremamente frammentati, diversificati e poco accessibili, perché in generale non è neanche che sia stato investito poco in termini assoluti in questi ultimi 10 anni. Sullo stato di conoscenza degli uccelli. Il problema è che è stato investito e si è lavorato spesso in modo disorganizzato e quindi è difficile raccogliere i dati, difficile ottenerli, difficile unificarli, perché non c'è stato dietro un pensiero unico comune che permettesse di unire questi dati. Tutto sommato, le mancanze di stime nazionali per alcune specie o di stime di trend di altre sono tutto sommato limitazioni comuni anche a tutti gli altri paesi, non si può pensare di avere tutto. Però, ad esempio, la mancanza di un atlante nazionale nel periodo 2008-2012, quella era una cosa che obiettivamente poteva essere fatta. Adesso, per fortuna, sembra che verrà completato l'atlante nazionale, per cui questo problema dovrebbe essere temporaneamente almeno risolto. Però, la soluzione mi sembra che vada trovata nell'integrazione dei dati disponibili, e in questo mi sembra che il Network Nazionale della Biodiversità dovrebbe poter fornire un aiuto molto valido, perché come stimolo soprattutto agli enti finanziatori, alle regioni, ai parchi, di inserire i loro progetti entro qualche cosa che possa essere poi utilizzato da tutti e in futuro. Grazie.